I prossimi 90 minuti di certo non riscriveranno la storia del calcio, i prossimi 90 minuti forse non decideranno l'esito del campionato, i prossimi 90 minuti non cancelleranno però quanto successo nelle 30 partite giocate fino a stasera. Questi 90 minuti vi racconteranno però l'ennesimo esaltante capitolo di un romanzo senza fine chiamato derby. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Francesco Repice. Milan-Inter, 80.000 sugli spalti di San Siro, una distesa rosso-nera attraversata da una vena nera-azzurra, colori che incombono sul verde immacolato della Prato di San Siro. Il Milan capo classifica a 2 punti di vantaggio sull'Inter, Massimiliano Allegri non avrà però l'uomo più decisivo del suo campionato che segnò la sfida dell'andata, Zlatan Ibrahimovic. L'Inter senza Lusio con una vittoria rivedrebbe la testa del torneo e lo farebbe con una partita con in panchina l'uomo con il più alto, più efficiente emotivo della serata. Pallone in orizzontale, Gattuso di prima, Pato al limite, ancora Gattuso, la triangolazione, Robinho sta per arrivare, la parte vuota, Pato! 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 Il Milan è in vantaggio! Il Milan è in vantaggio! Al primo minuto di gioco cambia il parziale a San Siro, ha segnato il Milan, ha segnato Alexandre Pato, inizia così il derby con un'emozione violentissima regalatoci dal numero 7 rossonero che porta in vantaggio la capolista. Primo minuto di gioco, il Milan è già in vantaggio, ha segnato Alexandre Pato. Pato al volo di testa all'indietro per Robinho che arrivava alle sue spalle, Robinho punta all'area di rigore, serve Seedorf, il tentativo di scambio ancora con Pato, parte il traversone in mezzo, non ci arriva Robinho per questione di centimetri, un Milan bellissimo che ha il pallone tra i piedi, che lo telecomanda letteralmente tra i suoi interpreti e lo giostra a ridosso dell'area di rigore avversaria con grande sapienza e maestria tecnica. Attenzione, Abate punta Zanetti, va sul fondo, lo salta, parte il traversone in mezzo, c'è Seedorf che caga il sinistro, parte il tiro, poi la ribattuta di Maicon, forse con un braccio, vorrebbero il calcio di rigore i giocatori tifosi del Milan. Rizzoli lascia proseguire. Un Milan che sta legittimando il gol in avvio di Pato con una condotta di gara di un'autorevolezza mostruosa. Ecco il traversone che parte a mezza altezza, Nesta, ancora un tiro ribattuto da Michael Seedorf al volo, pallone sul fondo. Certo è che il Milan ogni qualvolta si presenta nell'area di rigore dell'Inter crea dei problemi enormi alla retroguardia di Leonardo. Intanto però cambiasso, c'è Pandev che ha spazio ai 20 metri, va a servire Pazzini in area di rigore, Pazzini, il tiro, la ribattuta di Abbiati con il corpo, occasione per l'Inter al 19° minuto, ce l'ha avuta Pazzini con uno sfondamento da sinistra, ha chiamato alla respinta Abbiati. Zambrotti, il cuore avanza, carica il destro, parte il tiro, pallone pericolosissimo che va a sibilare sull'incrocio dei pali alla destra di Giulio Cesare, poi finisce sul fondo, ancora un'opportunità per il Milan. Attenzione Van Bommel, una deviazione traversa, pallone che poi finisce tra le braccia di Giulio Cesare, attirato da 25 metri, forse qualcosina di più l'olandese Van Bommel, ha trovato la deviazione di un giocatore dell'Inter che aveva spiazzato Giulio Cesare, pallone che per fortuna della squadra nerazzurra si è infranto sul montante per poi ricadere tra le braccia dell'estremo difensore di Leonardo. Attenzione a questo tiro dalla bandierina in favore dei nerazzurri, c'è Snyder da destra all'interno del piede destro, traiettoria d'uscire rispetto alla porta di Abbiati, parte il cross, poi il colpo di testa, miracolo di Abbiati, forse il pallone aveva superato la linea, vediamo cosa succede, prosegue il gioco, c'è il contropiede di Seedorf, attenzione, ancora materiale per l'amo viola, ancora un'opportunità questa volta monumentale per l'Inter con il miracolo di Abbiati che è andato a respingere, crediamo, il colpo di testa di Thiago Motta, il Milan nuovamente lì, Robinho, ancora Kivu a chiudere all'interno ingresso dei 16 metri dell'Inter. Che partita gentili ascoltatori, continue emozioni sul settore di destra, Maicon in combinazione con Pandev, vertice dell'area di rigore, il cross di Pandev, Cambiasso prova ad allungare, fuori, clamorosa opportunità per l'Inter, non sappiamo se Eto'o
fosse in posizione regolare o meno, fatto sta che è riuscito a sprecare l'occasione forse più ghiotta della partita mettendo il pallone sul fondo, un errore paragonabile a quello che lo stesso Eto'o aveva fatto a Torino contro la Juventus a porta sguarnita. Allora aveva scaraventato sulla traversa, stavolta ha malcato il più facile dei bersagli allargando la traccia del suo tiro di un paio di metri, salvando, graziando così di fatto Cristian Abbiati. Milan che può ripartire con Seedorf, forse tra i migliori sul terreno di gioco, gioco di prestigio di Clarence Seedorf, tra cambiazzo e Pandev se ne va l'olandese, azione meravigliosa di Seedorf che poi porge sulla destra, Boateng al limite, Pato all'indietro, attenzione a Van Bommel, ancora Boateng, può andare a cross, va al rinvio Kivu, Pato al volo destro sul fondo. Mamma mia che giocata di Clarence Seedorf, un funambolo. Sì. Intanto Eto'o però viene fermato da Boateng, può scattare proprio il contropiede del Milan con il lancio di Boateng. Pato, attenzione, Pato è solo in area di rigore, Pato messo giù, crediamo da Kivu, ultimo uomo ci sarà, vediamo il rosso diretto per Cristian Kivu e il calcio di punizione dal limite in favore del Milan, svolta della partita. Pato lanciato a rete, ha chiuso verso l'area di rigore, alle sue spalle Cristian Kivu che è entrato appunto sul giocatore del Milan, lo ha messo a terra. Nessun dubbio per il direttore di gara che ha alzato il cartellino rosso, è andato a comandare l'espulsione del giocatore rumeno. Fatto sta che adesso l'Inter giocherà da qui al termine della partita in 10 uomini, nemmeno troppo vibranti dobbiamo dire. Le proteste di Cristian Kivu che magari non sarà entrato volontariamente sul giocatore del Milan, ma certo il contatto c'è stato e da lì l'arbitro non può fare a meno che comandare il calcio di punizione in favore del Milan e ciò facendo estrarre il cartellino rosso ai danni del difensore nerazzurro. Pallone sistemato all'interno della mezzaluna che le limita l'area di rigore, posizione centralissima rispetto ai pali di Giulio Cesar. Thiago Silva, tiro, la respinta Giulio Cesar, Boateng riesce a concludere ma non in posizione coordinata e mette il pallone direttamente sul fondo. Ancora un'opportunità per il Milan e questa volta Giulio Cesar si è opposto alla conclusione violenta ma centrale del connazionale Thiago Silva. Il lancio in profondità per Eto'o, Eto'o costretto a uscire dai 16 metri sull'estremo settore di destra, due avversari su di lui, Thiago Silva evitato da Eto'o, Eto'o in area di rigore, ancora Thiago Silva che ritorna. Il camerunense però è sempre con il pallone attaccato sul piede destro fin quando Boateng di prepotenza non arriva a sradicarglielo dai piedi e allontanarlo concedendo la rimessa laterale agli avversari. Attenzione adesso però alla Milan che continua ad attaccare con Zambrotta, siamo al sedicesimo nel corso del secondo tempo. Seedorf sull'estremo settore di destra per Flamini che attacca per ora centralmente, stringe, prova a cercare Pato al limite dell'area, attenzione Pato per Robinho, la manovra del Milan, Seedorf per Abate, libero in area di rigore, Abate destro, Pato rete, il raddoppio del Milan, ha segnato il Milan con Alexandre Pato esattamente al minuto 17 nel corso della ripresa, il raddoppio del Milan con Alexandre Pato, ancora lui a mettere in porta il pallone scagliato da Abate dal settore di destra. Pato protagonista assoluto del match, il numero 7 ha messo alle spalle di Giulio Cesar. Ci sono le proteste dei giocatori dell'Inter che avrebbero voluto una posizione di offside dell'attaccante rossonero, non se ne dà per inteso il direttore di gara che assegna con valida la rete del Milan e la rete del 2-0 e il raddoppio di Pato, il numero 7 diventa l'eroe della serata. Siamo al 17esimo, Milan 2 Inter 0. Spazi adesso invitanti per il contropiede del Milan, Robinho, Robinho evitato Cordova, Robinho e solo il tiro, Giulio Cesar va ad opporsi alla conclusione del numero 70 mettendo sul fondo e quindi in calcio d'angolo un tiro dalla bandierina che andrà a battere adesso lo stesso Robinho, la gioca Cordova per Thiago Motta, quest'ultimo ancora di prima per Ranocchia all'altezza del limite della propria area di rigore, si fa soffiare la sfera da Seedorf, Pato, Robinho e solo Robinho, una finta, il tiro sulla linea, Cordova.
riesce in qualche modo ad evitare il terzo gol del Milan con un intervento prodigioso. Certo è che in questo momento il Milan potrebbe fare veramente tutto, forse è chiaro che l'Inter deve cercare di salvaguardare la propria porta più che attaccare, perché i contropiede del Milan sono micidiali. Boateng, una finta in area di rigore per Robinho, il pallone. Certo è che il Milan va assai più vicino al gol del 3-0 di quanto l'Inter non stia andando vicino a quello dell'1-2. Recupera palla il Milan, il lancio per Robinho, Robinho è solo in area, sinistro Giulio Cesar, ancora lui a rinviare con i piedi, e certo è che il Milan ora sta letteralmente straripando della metà campo avversaria. Non c'è più partita per l'Inter. Cassano in area di rigore, Cassano messo giù, vediamo cosa succede. Calcio di rigore per il Milan, perché Cassano è stato tirato giù da un avversario nel momento in cui aveva controllato il pallone con il petto. C'è anche l'ammonizione per Javier Zanetti, l'autore dell'azione fallosa ai danni del numero 99. Non ha avuto esitazioni il direttore di gara, è andato ad indicare il dischetto del rigore, è andato ad ammonire Javier Zanetti. Il derby sta per chiudersi, e sta per chiudersi con un Milan che può addirittura triplicare. Siamo al 43esimo e vediamo chi si porta sul dischetto. Forse proprio Antonio Cassano avrà ricevuto l'ok dalla sua panchina per andare a calciare questo calcio di rigore, questa massima punizione. Adesso prova a spiegarsi con Giulio Cesar. Seedorf si abbraccia con l'estremo difensore interista, e questo, come dire, anche a sigillare un comportamento assolutamente esemplare, dobbiamo dirlo, dei giocatori in campo. La rincorsa di Cassano, il tiro, rete! 3-0, Antonio Cassano, il numero 99, sigilla con un gol sul rigore nel derby la partita che dice che la stracittadina di Milano si colora di rossonero. Il Milan ha vinto per 3-0, siamo al 45esimo, sta per scoccare l'ultimo minuto ed il Milan porta a casa il derby, che forse vuol dire molto, molto di più dei 3 punti conquistati stasera, mentre c'è l'ammonizione ad Antonio Cassano, che non ha resistito alla tentazione di tirare in aria la maglietta. Ecco, adesso Cassano si fa espellere, questo è il secondo giallo per lui, attenzione. Sì, si ecco fa cosa può succedere ad un giocatore come Antonio Cassano. Incredibile questa serata per lui, si è tolto la maglietta in occasione del gol e lì c'è l'ammonizione per regolamento, è andato a placcare Cordova con molti metri di vantaggio su di lui alle spalle, ammonizione, seconda ammonizione inevitabile, esce anzitempo agli spogliatoi tra gli applausi del pubblico. Insomma, cosa dire di Antonio Cassano? C'è anche Cesare Brandelli in tribuna. In questo momento il direttore di gara dice che il derby finisce qui, e il derby dice Milan che vince 3-0 ai danni dell'Inter di Leonardo. Riepiloghiamo rapidamente la successione delle reti. Nel primo tempo, al primo minuto, Pato che raddoppia al 16esimo della ripresa dopo che al 9 della frazione di gioco era stato espulso Chivu per fallo su Pato, fallo da ultimo uomo. Poi al 45esimo il gol su calcio di rigore di Antonio Cassano, espulso in finale di match per una, chiamiamola così, a dir poco ingenuità, ma questo forse poco conta per il Milan stasera. Un Milan che ha dominato, possiamo dirlo, la partita, ha rischiato in 3 occasioni di subire il gol del pareggio, forse ha segnato il gol del 2-0 in posizione dubbia di Alexandre Pato, ma avrebbe anche probabilmente meritato un calcio di rigore nel corso del primo tempo. Ma questa è la partita che può dare probabilmente al Milan la possibilità di giocarsi lo scudetto fino alla fine, un 3-0 che non ammette repliche, quello dei rossoneri che hanno, ripetiamo, dominato in lungo e in largo il match, soprattutto nel secondo tempo, quando c'è stata la possibilità di affondare il colpo, non hanno esitato un attimo e hanno messo in campo tutta la loro classe, la loro forza, la loro capacità di gestire le partite difficili. Questa era una partita difficile, il Milan l'ha stravinta meritatamente.